Ciao a tutti e benvenuti sul canale dello Sguardo della Gatta. Oggi parliamo di un prodotto labbra molto di moda negli ultimi tempi, il lip plumper o volumizzante. Come sempre, prima di partire con la preparazione, vi darò qualche informazione in più sul prodotto e sul suo utilizzo e vi ricordo che se non siete interessati a questa parte teorica, potete passare direttamente alla preparazione andando al minuto che vi lascio in sovraimpressione. Il lip plumper è un gloss che grazie ad alcuni attivi crea un momentaneo rigonfiamento delle labbra, dando l'impressione di avere una bocca più voluminosa e rimpolpata. Tra questi attivi troviamo la capsaicina presente nel peperoncino, il mentolo e la cannella. Una volta applicato sulle labbra si avverte un leggero pizzicore, la cui intensità varia in base alla percezione personale e alle percentuali di attivi inseriti. Questi attivi, irritando le mucose labiali, creano un effetto voluminoso perché aumentano la vasodilatazione. È possibile applicare il prodotto in tre modi: prima del rossetto, ma in quel caso va eliminata ogni traccia del prodotto con una velina prima della stesura perché inficerebbe l'applicazione del cosmetico scelto, come topper per dare un tocco lucido e attivare l'effetto volumizzante. Ultima possibilità è quella di stenderlo sia prima che dopo per enfatizzare l'effetto. Due consigli: a prescindere dal metodo che scegliete, è importante che evitiate di andare oltre il contorno naturale delle labbra per evitare di arrossare la zona e avere un effetto labbra sporche di sugo. Inoltre, non essendo un effetto duraturo e dovendo applicarlo più volte per poterlo mantenere, state attenti a non irritare le mucose labiali. Ed ora, prima di partire con la preparazione del lip plumper, vi vorrei ricordare di iscrivervi al canale, di lasciare un like per sostenermi e di azionare la campanella per essere avvisati delle nuove uscite. Iniziamo! All'interno di un contenitore ho già inserito la vasellina naturale. Se volete imparare a produrla trovate il link del video nell'info box e nelle schede in alto a destra dello schermo. A questa vasellina aggiungo l'alcol alimentare nel quale ho sciolto i cristalli di mentolo. Successivamente aggiungo gli oli della preparazione, che sono l'olio di ricino e il tocoferolo o vitamina E. Ultimo ingrediente di questa fase è l'estratto liposolubile di capsico. Trovate questo ingrediente anche nel video sul gel contro le contratture ad effetto termoattivo caldo. Anche di questo trovate il link nell'info box e in alto a destra. Ed ora passiamo alla fase successiva. A questo punto inseriamo gli oli essenziali. Iniziamo con l'olio essenziale di zenzero. Poi passiamo all'olio essenziale di cannella. Ed infine l'olio essenziale di menta piperita. E anche questa fase è terminata. Ultimissimo tocco facoltativo è l'aggiunta di un aroma per rendere più gradevole il gusto di questo lip plumper. Io nello specifico ho aggiunto aroma mojito di Glamour Cosmetics. E come nelle fasi precedenti, giro per amalgamare gli ingredienti. Ora arriviamo all'ultimo passaggio. Ed eccoci qui. Ho scelto di inserire il lip plumper in questo tubetto
Avendo una consistenza abbastanza liquida, posso utilizzare un piccolo imbuto e versarlo direttamente. Ed ecco il prodotto confezionato. Con il quantitativo della formula che trovate in info box sono riuscita a riempire un tubetto da circa 10 ml e altri 5 più piccoli da borsetta. Come vi ho spiegato nell'introduzione, il prodotto va steso sulle labbra che, grazie agli attivi inseriti, inizieranno ad avvertire un lieve pizzicore e a gonfiarsi leggermente. Queste sono le mie labbra prima dell'applicazione e queste dopo un minuto circa dall'applicazione. Come vedete sono leggermente più pronunciate, ovviamente è un effetto lieve perché non è un filler ed è temporaneo. Questo è il prodotto terminato, io mi auguro che il video sia stato interessante e vi aspetto al prossimo.